Varrebbe la pena continuare questo silenzio per raccoglierci nei nostri pensieri di cristiani fedeli al Signore, fedeli all'Eucaristia domenicale o anche quotidiana, perché quello che Lui ha detto nel Vangelo lo ha detto per noi che mangiamo il suo pane, che partecipiamo all'Eucaristia, che è il memoriale, la realizzazione oggi, in ogni messa, di quello che Lui ha compiuto là nel Cenacolo, al Calvario e con il sepolcro vuoto. Molte volte io ho voluto usare un'immagine che esprime che cosa è la messa. Dico che è una trasmissione indiretta, non indifferita, di quello che avvenne nel Cenacolo. E Gesù ci confonde con questo mistero che lo inabissa nella sua povertà più che nella umanità che prese diventando figlio di Maria e figlio dell'uomo. L'Eucaristia lo fa diventare un pezzetto di pane, una cosa. E c'è tutto Lui in questa santa ostia che sarà presentata davanti a voi nel momento in cui il sacerdote proferirà queste parole, come quando sarà innalzato il calice, il sangue di Cristo. Dite, ma noi lo sappiamo questo? Non basta saperlo. Cristo non è una persona che va saputa, va conosciuta, è una persona che va accolta pienamente, perché il suo mistero di figlio di Dio e figlio dell'uomo si inabissa nel mistero dell'Eucaristia. Allora vogliamo dire, ma la Chiesa in 2000 anni di cristianesimo ha custodito integra la fede nell'Eucaristia e nella presenza di Gesù? Se dovessi chiedervi qual è la differenza tra una Chiesa protestante o anglicana, no? O evangelica, e la Chiesa cattolica. Percorrete tutte le chiese dei nostri fratelli, cristiani, evangelici, evangelisti o naturalmente anglicani, non troverete quel segno fondamentale che trovate nelle chiese cattoliche. Qual è il segno che trovate? Il tabernacolo, con questo lumicino acceso che manifesta che nelle nostre chiese c'è il Signore, che noi custodiamo, primo perché anche i nostri malati e coloro che si avviano al viaggio ultimo nell'eternità possano cibarsi di Gesù Eucaristia, ma la Chiesa custodisce il Signore in tutte le chiese del mondo per l'adorazione, perché i cristiani passino un po' di tempo davanti a Lui. Ma abbiamo questa debolezza tutti. Entriamo nelle chiese affascinati da santo, pensate a Sant'Antonio, ma a tutti i santi, pensate ai santuari della Madonna, pensate anche a questo santuario della misericordia. Ma ditemi, il segno più forte della presenza di Gesù misericordia sono i due quadri che abbiamo qui davanti a noi, o è Lui nell'Eucaristia? Perché l'Eucaristia, questo santo segno del pane, è la misericordia sconvolgente di Dio che ci ha consegnato Gesù. Lo consegnò nel grembo purissimo di Maria come figlio del suo e figlio dell'uomo perché salvasse l'umanità. Oggi in questa Eucaristia torna a consegnarlo a noi. Ebbene, noi non abbiamo dubbi. Direi che dei dubbi dovremmo averli, non sulla verità profonda, reale di questa presenza di Gesù, ma sul nostro modo di rapportarci con Lui, perché non ci stupiamo più. Se pensiamo che Lui è andato incontro anche ai dubbi che potevano attraversare il cuore e direi la mente dei sacerdoti che celebravano l'Eucaristia, ricordiamo per un momento, perché è sconvolgente e siamo lontani i secoli, nell'VIII secolo, negli anni da 730 al 750, a Lanciano dei monaci erano lì,
Uno di questi celebra l'Eucaristia quando pronuncia le parole della consacrazione. Si stupiscono i suoi occhi perché non ha più in mano l'ostia, ma quell'ostia si è trasformata in un pezzo di carne sanguinante. In quel calice non c'è più il vino, c'è il sangue che, coagulandosi in 5 grumi, è rimasto là, come la carne, quel pezzo di carne, rimasti là nei secoli. E la Chiesa ha voluto continuare a venerare questo mistero di Cristo, fino a quando ha chiesto anche aiuto alla scienza, perché venisse incontro per comprendere che cosa era quel sangue custodito in quella teca, che cosa era quel tessuto di carne. E proprio nel 1971 è stato fatto l'esame istologico di questi due piccoli segni. La carne è appartenuta al miocardio di un uomo. Il sangue, veramente, il sangue umano con il gruppo AB, che identificano con lo stesso gruppo di sangue della sindone. Dite, ma noi non abbiamo bisogno di questo segno. Sì, non abbiamo bisogno, ma vogliamo però, al di là della testimonianza che il Signore ha voluto dare a chi poteva portare la sofferenza di questo dubbio, ha voluto che anche noi fossimo più attenti, più compresi, meno frettolosi, per non essere le persone che consumano le ostie invece che comunicarsi con il Cristo, che non fossero persone che si tengono lontane dalla messa, dall'Eucaristia, come se non avessero bisogno. E del resto, proprio guardate, in questi giorni è arrivata la comunicazione che la Congregazione dei Santi ha con gioia avuto l'approvazione del Papa di beatificare un giovane, Carlo Acutis, che muore a 16 anni in 3 giorni di leucemia fulminante. E lui, che in pochi, dai primi mesi della sua prima comunione, è stato sempre affascinato dall'avvicinarsi al Signore, da partecipare sempre all'Eucaristia, fino a definire l'Eucaristia la strada asfaltata e privilegiata per arrivare in cielo. E noi cosa diciamo? Abituati come siamo a vivere e celebrare l'Eucaristia. Ma nello stesso tempo le parole che sentite dal sacerdote ogni volta: perdonateci, perdonateci, se non ci accorgiamo delle parole che pronunciamo un sacerdote, che forse passano sopra la vostra testa e al di là forse anche dei nostri pensieri, dovremmo trepidare. Ebbene, il sacerdote dice: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signore, io non sono il ripetitore di quello che hai detto tu. In che misura la mia vita è sacrificata per il mio popolo? In che misura la vostra missione di sposi, di genitori, di cristiani impegnati è consacrata e sacrificata per gli altri? Vedete allora che la messa non ci chiama ad essere spettatori, ma a coinvolgerci con il Signore Gesù, che si consegnerà nelle nostre mani, come si consegnò agli apostoli la sera dell'ultima cena. E non vogliamo né avere lo scrupolo da non essere degni di ricevere Gesù nelle nostre mani, perché vedete, pensiamo che il Signore cerchi una dignità in noi solo se riceviamo il Signore nella bocca. Ma ditemi un po', forse che le mani non sono un segno prodigioso per compiere il bene, per accarezzare i vostri bimbi, per sostenere qualche persona malata? E ditemi un po', è molto più pulita, dignitosa la nostra lingua, la nostra bocca, con le mormorazioni che facciamo, con un linguaggio spesso che non è secondo verità? Allora
vedete, il Signore guarda il cuore. E in questa Eucaristia avviciniamoci partecipando a questa memoria del Signore. Memoria non è il ricordo, è la realizzazione della sua ultima cena, quando consegna il grembiule del servizio agli apostoli lavando i piedi. È il momento del Calvario, quando ci chiede di raccogliere insieme con Maria il suo ultimo respiro e accogliere lei come madre. Ma è anche la testimonianza nostra di essere come le pie donne al sepolcro vuoto, perché dobbiamo testimoniare un Cristo risorto, non un Cristo morto. Un Cristo crocifisso per amore e un Cristo che ci si rivela questa sera nella fragilità, nella umiltà e nella pochezza di un po' di pane e di un po' di vino. Allora non ci lamentiamo se questa pandemia ci ha fatto sentire fragili, poveri, quasi impotenti. Lui è sempre impotente, finché nell'Eucaristia non c'è chi lo rende prezioso per consegnarlo ai fratelli, perché l'Eucaristia è il segno della simpatia che Cristo ha per noi e della simpatia, del perdono e dell'amore che abbiamo per gli altri. L'Eucaristia è condividere la gioia, la sofferenza, la speranza e la fede.